Uomini e donne oggi, il primo bacio di Sabrina, vittoria sotto accusa. Oggi uomini e donne, Sabrina Ghio bacia Nicolò Ragnolo. Torna il trono classico di uomini e donne. Sabrina Ghio è uscita in esterna con Nicolò Fabbri, Ragnolo e Fabrizio. Con il primo si chiarisce la lite avuta nelle precedenti registrazioni e lui chiede perdono mettendosi in ginocchio. La tronista dichiara di doverci pensare un po', ma alla fine lo abbraccia. In studio ci si chiede come il corteggiatore possa rapportarsi con una donna più grande di lui e anche mamma di una bambina. Si passa poi all'uscita con Ragnolo. I due si incontrano nel chiostro del Bramante e dopo essersi rincorsi e divertiti, si lasciano andare all'emozione. Alla fine, i due si baciano a stampo per la prima volta. Entrambi sono imbarazzati e la Ghio va via prima del previsto. In studio si litiga. Nicolò non approva l'atteggiamento della tronista e non riesce a capire perché lo ha piantato in asso. La lite tra i due va avanti a lungo e sembra interessare davvero tutto lo studio. Si passa poi alla sua esterna con Fabrizio. Il giovane porta la tronista alla SPA e dopo aver fatto un bel bagno, bevono una buona tisana. Insieme sembrano stare molto bene e lei torna a casa molto felice. In studio si torna a parlare di Mattia e Vittoria. Gianni torna in studio dopo aver controllato il telefono della corteggiatrice e rivela di non aver trovato nulla di compromettente. In ogni caso, l'opinionista ha una segnalazione molto importante. Una persona pare aver detto a Sperti che la ragazza è in contatto con la stessa agenzia di cui fa parte Marciano. Uomini e donne, Vittoria non convince, le esterne di Alex. Vittoria nega il tutto, ma quando viene chiamata la fonte di Gianni viene riconfermata la versione che vede la Deganallo pronta ad entrare nell'agenzia di Mattia. Si passa poi ad Alex Migliorini. Il giovane è uscito con Alessandro. I due sembrano stare molto bene e si scambiano varie tenerezze. In ogni caso, lo stile di vita del ragazzo preoccupa un po' tutti.